Ciao a tutti e bentornati sul canale per questo nuovo tutorial riguardante la costruzione degli artificiali. Oggi vi voglio presentare delle mosche che vi possono aiutare a risolvere una delle condizioni più difficili che potete trovare durante i vostri viaggi di pesca indirizzati al salmone. A cosa mi riferisco? A tutte quelle giornate di pesca particolarmente luminose e magari in fiumi con acqua cristallina. Praticamente l'esatto contrario di quello che è la ricerca del pescatore classico di salmone. Noi normalmente andiamo a cercare di pescare o la mattina presto o nelle ore crepuscolari o in quelle giornate molto nuvolose e con luce particolarmente bassa, perché generalmente sono queste giornate quelle in cui il salmone è più attivo. Però durante i nostri viaggi non è che possiamo comandare al tempo, per cui spesso ci troviamo nelle condizioni che vi dicevo prima totalmente opposte. Questa serie di artificiali è indirizzata proprio a queste condizioni. Cosa hanno di particolare? Come vedete nella mosca che ho qua davanti, abbiamo innanzitutto una mosca poco vestita, per cui con una silhouette molto esile, ok? Ma la cosa più importante è il connubio dei colori dei vari materiali. Avremo mosche con una serie di tonalità, ok? Andremo a sfruttare la tonalità dei grigi, per cui dal grigio chiaro chiaro, anche bianco, come vedete in questo caso nel sottoala, e tutta la tonalità dei grigi, abbinate a dei colori pastello, per cui l'azzurro o il verde, dipendenti dalla colorazione dell'acqua in cui andiamo a pescare in quel momento. Ad esempio, nei fiumi islandesi, dove queste mosche fanno da padrona, ok? L'acqua è particolarmente calcarea, per cui tende all'azzurro. In questo caso, tutta questa serie di mosche avrà la tonalità azzurra, più o meno forte, ma la tonalità azzurra. La mosca deve essere eterea, deve andare quasi a mischiarsi con la colorazione dell'acqua. Non a caso, tutta questa serie di mosche è denominata ghost, fantasma, proprio perché deve essere una mosca che quasi si miscela col colore dell'acqua. In altri corsi d'acqua, ad esempio in alcuni corsi d'acqua norvegesi, il grigio abbinato al verde, ok, che è il colore dell'acqua, la trasparenza tende comunque a essere verdina dell'acqua, in quel caso il verde sarà il colore da abbinare al bianco e al grigio. Come sempre avremo una porzione molto leggera, in questo caso di nero, che va leggermente a coprire l'ala per dare il contrasto al pesce dal basso verso l'alto, verso il cielo. Ok, per cui una mosca molto molto interessante, anzi una serie di mosche, adesso cominceremo a vedere la prima, ma una serie di mosche molto molto interessante, perché chiaramente nelle condizioni difficili può fare la differenza e darci qualche bellissima cattura. Da questa settimana tutti i materiali che vedete di utilizzo nei vari tutorial che abbiamo fatto fino adesso e da questa settimana in avanti che faremo sono reperibili presso il negozio della Vallata, ok? Vi metterò il link in modo che se vi interessano i materiali per la costruzione potete recuperarli in negozio. Detto questo, direi che vi ho raccontato più o meno tutto quello che vi dovevo raccontare. Andiamo a vedere come si fanno queste ghost. E mi raccomando, iscrivetevi numerosi al canale e sempre un like che aiuta a migliorare la produzione dei vari video. Un saluto, a presto al prossimo video. Ok, siamo pronti per cominciare la costruzione di questa Grey and Green Shadow. Allora, prendo da un tubetto glitter verde acqua, ok?
ne taglio circa 2 centimetri e taglio a fetta di salame uno dei due capi, ok? In questo modo, vedete? E lo inserisco sul morsetto. Poi prendo un tubetto extra small, verde fluo, e ne brucio appena appena uno dei due lembi, in modo da creare, vedete, questo anellino di tenuta che mi permetterà, adesso che vado a inserirlo, di fargli fare un po' di resistenza. Vedete, entra e fa un po' di resistenza, in modo da evitare che scivoli. Ora prendo un po' di attack e vado ad incollare la giunta. Questo sempre per avere certezza che tutto sia molto ben solido. Ok. Adesso posso cominciare la costruzione vera e propria. Tenete presente che finirò la mosca con una testina in tungsteno, per cui il corpo in questo caso lo teniamo leggero. Prendo il mio solito Kevlar da 50 denari, molto importante in questo tipo di costruzioni che, come vi ho già spiegato, devono rimanere molto etere, per cui devono andare a confondersi col colore dell'acqua, che il filo di montaggio sia o trasparente o bianco. In questo caso lo sto utilizzando bianco. Mi porto sulla giunta dei due tubetti e vado a serrare in modo che il tutto sia ben solido, ok? Taglio l'eccedenza e al retro con il filo di montaggio fino a circa un centimetro, ecco, più o meno in questa dimensione, vedete, lascio questo spazio che sarà poi il punto dove andrò a inserire la mia ancorina. Adesso prendo due fili di flash verde, ok, e vado a fissarli sul corpo. Risalgo di qualche millimetro col filo di montaggio e mi fermo. Tagliamo le eccedenze, ok, anche qui filo leggero, un velo proprio leggero di attack. E vado ad avvolgere risalendo per qualche millimetro. E vado a chiudere. Praticamente ho creato il butt della mosca. A questo punto taglio l'eccedenza, fisso bene, controllo che sia a posto. Ovviamente anche in questo caso la colla ha creato un corpo molto molto ben solido, ok? Tutti, ogni volta che girate le piattine, ricordatevi che è meglio sempre incollarle per avere una buona resistenza. Adesso prendo un mazzetto, vedete, di fibre di crystal flash molto molto sottile, vedete, è sottilissimo, ok, le pareggio, ok, in questo caso sto utilizzando un verde lime, ok, e vado a posizionarle circa un paio di centimetri al di sopra del corpo, le fisso. E le ribalto. Schiaccio bene.
taglio in maniera obliqua, ok, in modo, vedete, di dare già una progressione tagliata in maniera a fetta di salame, in modo che appunto le fibre rimangano sotto, vedete, più corte, ok, le faccio scalare, ok, e leggermente più lunghe nella parte superiore, e ho creato la mia coda dell'artificiale. Adesso prendo un ultra wire, vedete, silver, filo piuttosto grosso ma molto resistente e che dà un bellissimo effetto di rigaggio, e lo fermo, ok? Risalgo col mio filo di montaggio in modo da creare una certa uniformità sul corpo e torno indietro. Qualche millimetro prima di dove ho cominciato la coda. Ora prendo una piattina olografica, vedete, molto luminescente, ok, un holo braid verde, ok, e la vado a fissare già obliqua, in modo che il primo giro, adesso di quando avvolgo il primo giro, sarò facilitato, e ritorno su con il filo di montaggio fino a poco prima di dove c'è la giunta dei due tubetti e mi fermo. Solito attack, e ne stendo un velo lungo tutto il corpo. In questo modo adesso, quando andrò a avvolgere la piattina, sarò sicuro che aderisca perfettamente. Prendo la piattina, controllo che sia in linea con la coda e comincio ad avvolgere risalendo fino a poco prima della giunta dei due tubetti. Blocco e taglio l'eccedenza. A questo punto avvolgo il mio wire, ok? Tenete ben fermo il tubetto, dato che, come vi dicevo, il wire è piuttosto rigido, però vedete che crea questo bel rigaggio in bene in sovrapposizione dalla piattina. Arrivo qua davanti, blocco il tutto e taglio l'eccedenza. Okay. C'è ancora un giro di sicurezza e siamo a posto. Perfetto. Adesso prendo dello smalto trasparente, giusto un velo, e lo vado a passare sul corpo che ho appena realizzato, in modo da rendere il tutto ancora più luminescente e chiaramente molto molto solido. Vedete come già all'occhio tende subito a risaltare e rende ovviamente la mosca molto molto solida. Prendo il foam, asciugo il corpo.
questo punto prendo del dubbing, dell'ice dubbing, e vado a creare questo passaggio, diciamo il torace della mosca. Allora, qui potete utilizzare o un ice dubbing come questo, un verde un po' più scuro, o se sapete che andate a utilizzare la mosca in acque particolarmente chiare, ok, come vi ho detto, quel verdino molto molto trasparente, utilizzate dell'ice dubbing perlato, come faremo in questo caso. Per cui prendo dell'ice dubbing perlato e creo il mio cordoncino di dubbing. E comincio ad avvolgere. Quindi scendo e vado sul tubo più piccolo, vedete? A questo punto potete, per rendere il tutto ancora più solido, ritornare leggermente con un paio di giri sul dubbing e poi incrociarlo e ritornare nuovamente sul tubetto piccolo. In questo modo avete reso tutto molto più solido. Adesso non ci resta che prendere il pettinino o la spazzola, come volete, e tirare fuori le fibre del dubbing. In questo modo, vedete, l'abbiamo reso bello vaporoso. Ok. Ricordatevi di addrizzare bene la mosca sul morsetto, perché abbiamo la coda che ci fa da riferimento, per cui attenzione che sia sempre in asse. Adesso siamo pronti a girare la prima ecol. Allora, in questo caso prendiamo da un collo di gallina grigio, prendiamo un ecol di dimensioni, di medie dimensioni, vedete, la piuma deve arrivare più o meno all'altezza della coda, ok? Per cui, come al solito, creiamo il nostro triangolino di tenuta. E andiamo a fissare la piuma. Ribaltiamo la parte anteriore della piuma in modo che si solidifichi il tutto e togliamo l'eccedenza. A questo punto tiriamo bene indietro le fibre, come sempre, e cominciamo ad avvolgere. Ok, attenzione, in questa tipologia di mosche è molto importante non eccedere con il materiale. La mosca deve rimanere molto leggera, ripeto. Tiriamo via l'eccedenza. Ok. Perfetto. Tutti i materiali devono riuscire a far trasparire il materiale sottostante. Ricordatevi, questo è un montaggio che è abbastanza particolare, nel senso dovete stare molto attenti alla quantità del materiale da utilizzare. Ovviamente dopo eventualmente andremo a regolare se ci sono dei flash troppo lunghi o cose, ma quello lo vedremo durante la costruzione. Ok, adesso prendiamo da un colletto di Arctic Goat, ok, chartreuse in questo caso, pigliamo qualche fibra. Allora, l'Arctic Goat è un materiale un filo più rigido
della volpe artica che poi andremo a utilizzare. Per cui ci servirà, in questo modo non di più, vedete, sempre poche fibre, ci servirà da sostegno per il resto dell'ala. Per cui la misuriamo più o meno all'altezza della lunghezza della coda, ok? Tagliamo il retro come al solito a punta in questo modo, in modo che adesso quando andremo a posizionarlo rovesciato si aprirà in maniera corretta da una parte e dall'altra del tubetto. Vedete? Adesso lo dispongo un po' di qui e un po' di lì. Ripasso e giro. Ok? Apro bene le fibre un po' da una parte e un po' dall'altra e le fermo. Ok? Controllate che l'ala sia in asse con la coda, ok, che sia prima sulla stessa linea, e fermate il tutto. Ok, questo sarà il sostegno. Adesso costruiamo l'ala vera e propria. Prendiamo da un vedete della volpe artica grigia, ne prendiamo un ciuffetto. Ok, puliamo molto bene, quindi tiriamo via le fibre più lunghe, ok, e tutto l'eventuale sottopelo. E andiamo a misurarla più o meno della stessa lunghezza della verde che abbiamo messo prima, un filo appena appena più lunga, ok? Solito taglio a freccia e la posizioniamo. Ok, giriamo, dividiamo bene da una parte e dall'altra. Ok, e andiamo a bloccare. Adesso, come al solito col phon, ci andiamo ad aiutare a creare la perfetta curvatura del. Vedete che la mosca ha preso già la corretta silhouette, ok? Ora prendiamo del sottilissimo flash, ok, dei fili di flash molto sottili, in questo caso sto usando del flash lime, ok, ne prendo 6 o 7 fili. E li giro sul dorso della mosca, dell'ala. Come vedete, sempre poco materiale, eh? Questi sono dei colpetti di luce che deve dare, ma mai, perché sennò tende ad impaccarsi. Questa è una mosca che deve lavorare abbastanza vicino alla superficie generalmente, e per cui è importante che non sia troppo impaccata di materiale, se no tenderà ad avere un movimento poco fluido. A questo punto vado a girare la seconda Ecol. Prendo un Ecol Grizzly Soft, ok, Chartreuse, o anche Lime Green, va benissimo. Comunque diciamo che una colorazione verde non troppo, cioè abbastanza accesa, ma non esageratamente carica. Vado a togliere un po' di parte di lanugine, ma mantenendone un pochettino, vedete,
tendo a mantenere questa parte con un pochettino di parte soft di sottopelo attaccata, perché voglio che la mosca sia molto molto sinuosa in acqua, per cui questo materiale fa un po' le veci del marabù, diciamo, no? Una piuma molto molto morbida. Non esagero anche qui con la quantità, per cui faccio qualche giro ma non esagero con la quantità della piuma. Ok, vado a posizionarla, mi al solito giro il frontale e la ribalto, tolgo la parte in eccesso. E vado a girare. Questa è una piuma molto molto delicata, per cui bisogna stare molto attenti quando la giriamo. Portiamo bene indietro le fibre. Molto bene, tagliamo l'eccedenza, controlliamo che la mosca sia a posto, vedete è perfetta anche sotto, vedete come traspare il flash che abbiamo messo prima, ok? Bene, portiamo sempre indietro con un colpetto di phon. E adesso completiamo l'ala. Questo passaggio dovete stare attenti, perché è importante utilizzare la giusta quantità di materiale. Prendiamo del goat fur, ok, della capra, che in questo caso è un materiale molto molto soft, ok. Ne prendiamo, vedete, è una colorazione verde lime, ok, molto molto luminescente, vedete, bellissimo, un materiale che riflette molto. Ne prendiamo giusto qualche fibra. Vedete, non esagerate assolutamente con il materiale. Questa darà la copertura all'ala e andremo a scalarla in maniera definitiva, dando la colorazione definitiva alla mosca. Vedete, stiamo un po' più lunghi dell'ala grigia, vedete? Ok, la misuriamo. Solito taglio. E andiamo a posizionarla sul frontale. Fermiamo. Qui è molto importante che sia perfettamente centrata, e attenzione, vedete, la tenete lungo il tubetto, per cui non può che essere in centro. Aprite bene le fibre, tiriamo bene e la ribaltiamo. Un po' da una parte e un po' dall'altra. E andiamo a fermare il tutto. Controlliamo che sia in centro, direi che è perfetta. Adesso chiaramente con il phon e con l'utilizzo del pettinino la distribuiamo in maniera perfetta lungo l'ala. Vedete, la silhouette è bellissima. Ok.
Ora non ci resta che fare le guance della mosca con, prendiamo due piumette di Jan Van Cook, ok, e le posizioniamo parallele, per cui stiamo, le teniamo abbastanza diritte lungo il corpo, lungo il tubetto. In questo modo. Controlliamo che siano chiaramente, come sempre, della stessa lunghezza e con la stessa inclinazione. Questa è leggermente più aperta. Ecco. Andiamo a chiudere bene. Ribaltiamo, come sempre, i calami in modo da dare solidità, fare in modo che non possano mai svincolarsi dalla mosca. Perfetto. Tagliamo le eccedenze. E adesso completiamo la mosca con un turbocon, un turboconetto, vedete, verde, che darà il classico movimento gigheggiante alla nostra mosca, per cui la posizioniamo qua sul frontale. Completiamo leggermente la testina, ingrandirla leggermente. Gocciolina di attack sul filo direttamente, per cui passiamo un centimetro e mezzo sul filo e andiamo ad avvolgere definitivamente. In questo modo. Tagliamo il Kevlar. Prendiamo ancora la nostra colla, la mettiamo un pochettino per sicurezza sulla testa, in questo modo, e andiamo a completare il tutto tenendo ben solide le due piumette di Junglan, teniamo indietro tutto e portiamo avanti la nostra Turbo Conned. Teniamo ben spinto il tutto e vedete che la mosca è praticamente terminata. Ora non ci resta che toglierla dal morsetto, come sempre lasciare i nostri 2-3 mm in battuta, teniamo bene indietro tutte le piume per evitare che si possano eventualmente bruciare. Con il nostro accendino andiamo a sciogliere in questo modo, vedete, creando un bellissimo anello di battuta. Lo vedete? E la nostra Gray and Green Shadow è terminata, una mosca bellissima, vedete, super eterea. Questa chiaramente quando è in acqua al sole prende a mischiarsi, veramente a miscelarsi con quello che è il colore dell'acqua. È una mosca veramente
molto molto utile da avere e da utilizzare in tutte quelle situazioni, come vi ho anticipato, di sole in acqua e di acque particolarmente cristalline. Tiriamo via, se è il caso, vedete, in questo ci sono un po' di flash di troppo che escono, ma queste sono comunque, dopo la vedete voi nel caso, ma è più un fatto estetico proprio che non un fatto. Ok, e la nostra bellissima Gray and Green Shadow è terminata. Spero che la costruzione anche questa volta sia stata di vostro gradimento. Ricordatevi che questa mosca chiaramente potete cambiare durante la costruzione. Questa, vedete, è l'altra versione di cui vi parlavo durante il montaggio, fatta con, vedete, l'ice dubbing è più scuro, è un verde marcio, un verde canna tendente al marroncino, nel caso vogliate utilizzarla in acque leggermente più cariche. Ci vediamo alla prossima costruzione, mi raccomando, ricordatevi sempre di iscrivervi numerosi sul canale e di mettere il vostro like a fine costruzione. Un saluto e alla prossima!